stato veramente bello per noi e trovarci così insieme, ascoltare la musica che entra in profondo anche dell'anima e dello spirito. Se devo dire la verità, mi è piaciuto in particolare, sono rimasto dalla musica di Ludovico Grossi, ma che mi ha dato l'impressione così della grande gioia, dell'esplosione. Adesso si dice bomba d'acqua, bomba eccetera, no? Ecco, questa è una bomba di gioia proprio, ecco, che si è sentito nel profondo così delle vene, ecco. E l'altro canto invece, cioè la musica elevazione, mi ha dato l'impressione un po' dei giovani di oggi, no? Che dico di sì, no? Cioè tutto un saltare, un dire, una disfare, un fare, eccetera. Andare forte, andare piano, questa ribellione, diciamo, anche con i tempi passati. Ecco, credo che davvero la musica allora ci faccia riflettere e sentire questi sentimenti della serenità, della gioia, dell'esplosione, e qui, ma del cuore, può essere appunto l'amore tra le persone, oppure anche l'amore a Dio, e anche il bene, per la ricerca del bene per la società. E nello stesso tempo anche vedere i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri desideri del bene che non sempre riusciamo a realizzare. Ecco, credo allora così di ringraziare in modo particolare sia i direttori, ecco, di questo, cioè il maestro, su con i nomi, quindi sono sempre stato debole per i nomi, ecco, il maestro Pierpaolo Donati, la Paola Antonietti, direttrice del direttore del canto, e questo grazie è veramente bello, alla vigilia poi di un momento per la nostra comunità molto importante, perché domattina il Vescovo verrà qui a benedire il nuovo oratorio, che è appunto la casa di tutti i parrocchiani, al di fuori della propria famiglia, della propria casa, ma insieme. La propria responsabilità di famiglia, tutti insieme, si vive nella comunità ecclesiale la gioia, i momenti della sofferenza, del dolore, ma anche il cammino che fanno i giovani per diventare grandi come loro. Grazie, e penso anche di condividere l'espressione della gioia e sì, così di gratitudine dopo aver ascoltato queste cose e tutti quelli che sono presenti. Grazie.